Quegli asiatici, io do saluto innanzitutto Salvatore Gazziano di Soldi Expert, che ha raggiunto per il commento di preapertura. Dottore, buongiorno, ben ritrovato a Capo Affari. Buongiorno a tutti voi. Prima di parlare di singoli titoli a cui prestare attenzione, vorrei fare con lei il punto su questi nuovi e forti scossoni che abbiamo visto sul mercato, perché oggi il Nikkei di Tokyo ha lasciato sul campo un punto percentuale e comunque venerdì la chiusura di Wall Street era stata piatta e non lasciava presagire nulla di buono. Come vede questa settimana? Non abbiamo grossi market mover innanzi a noi, è l'esordio di Wall Street, dunque si può dire che è l'inizio di settimana per l'America. Sì, questa settimana diciamo il dato forse più importante da guardare saranno le emissioni di titoli obbligazionari sul mercato americano, dove saranno in collocamento oltre 250 miliardi di dollari di treasury e titoli di più breve termine, quindi questo darà un po' un'idea soprattutto di come sta andando a mettersi il mercato obbligazionario sul punto di vista dei tassi. Sicuramente quello che abbiamo visto come volatilità non è stato un bel segnale verso la fine di gennaio e l'inizio di febbraio, e sicuramente sarà importante vedere entro la fine del mese dove si andrà a posizionare il mercato azionario americano e se riuscirà a dare un rimbalzo che ha già tentato in realtà nelle scorse sedute significativo dei minimi raggiunti, poiché diciamo che vedendo anche la volatilità come è diventata così importante nelle ultime settimane, il rischio è che se i mercati non si allontanano da quella zona abbastanza pericolosa in cui si era portato sui minimi, potranno scattare nel mese di febbraio diverse vendite quasi automatiche determinate da molti fondi che investono anche in base all'andamento della volatilità secondo strategie cosiddette anche risk parity. Quindi da questo punto di vista possiamo dire che ci siamo sicuramente allontanati dal precipizio, però siamo ancora un pochino vicini. Ora Gazziano, un titolo su tutti è quello del credito valtellinese. Ieri l'avvio dell'aumento di capitale non stupisce in realtà la serie di vendite sui diritti o su il titolo stesso. Succede sempre degli aumenti molto dilutivi. Oggi però ad esempio Milano Finanza riporta che si è aggiunto un ulteriore trittico di intermediari finanziari, cioè Dorotium, Fonspa e Algebris, a subgarantire l'aumento. Dovrebbe essere in ghiacciaio a questo punto? Sì, diciamo che l'aumento di capitale, un po' come era successo con l'aumento di capitale a Genova di Banca Carige, sta seguendo, come bene è stato scritto nell'articolo su MF, un po' la stessa falsariga con un consorzio di garanzia e un consorzio di subgaranti a loro volta che attraverso in realtà quelli che già qualcuno ha chiamato garanzie baciate o garanzie incrociate sono disposti a mettersi sotto ulteriore rete di sicurezza, però non facendo naturalmente questa cosa solo per sport, ma perché di fatto questi subgaranti di cui abbiamo letto, tra cui Algebris e altri operatori finanziari, in cambio di questa garanzia di fatto hanno una sorta di prelazione nell'ottenere alcuni diritti su alcuni asset che potrebbero essere ceduti. Diciamo che come è successo su Carige, dove ieri il titolo è sicuramente rimbalzato, ma che ricordiamo che rispetto all'aumento di capitale sotto di oltre il 20%, anche sulla, diciamo, questa storia di credito valtellinese è una storia in cui l'aumento di capitale di fatto è una sorta di nuovo ripartenza, un nuovo collocamento da zero, visto che chi non aderirà all'operazione di fatto vedrà completamente azzerata la propria partecipazione, visto che è un'operazione dilutiva al 99,8%, sono emesse 730, ormai parliamo di miliardi di azioni, quindi un'operazione in cui si spara con il bazooka e che di fatto toglie via molti azionisti che peraltro in molti casi erano stati costretti o convinti a diventare azionisti di questa banca per ottenere di condizioni più favorevoli. Ricordiamo che il peso dei crediti deteriorati dentro credito valtellinese è ben superiore a quello di questo aumento di capitale da 700 milioni di euro. I crediti lordi deteriorati di credito valtellinese sono 4 miliardi di euro, quindi anche questa operazione, soprattutto ormai leggiamo sempre più che da marzo entreranno in vigore probabilmente nuovi addendum su quello che riguarda il trattamento dei crediti in sofferenza per le banche, soprattutto italiane, potrebbe avere maggiore effetto, quindi anche qui certo, ipotizzando sempre lo scenario rosa di aggregazioni dove tutto si mettono insieme e la favola finisce a lieto fine, comunque è un percorso ancora molto lungo per il risanamento di banche di questo tipo. Invece una società, la possiamo definire quasi una banca di fatto per quello che è nel 2018, Poste Italiane
ha quasi stupito con dei conti molto buoni e una cedola che ritorna indirettamente in tasca nostra, cioè a Tesoro, a CDP, poi a noi contribuenti forse no, ma comunque allo Stato. Come valuta questi conti e che cosa ci dice sulla trasformazione che già si era avviata nell'era Caio, quindi più banca, meno, sempre meno consegna delle lettere di poste, sempre più appunto intermediario finanziario, sempre meno un servizio così come era fino a qualche decennio fa? Ma sicuramente i conti ieri sera presentati di Poste Italiane hanno stupito in positivo, perché si sono collocati nella fascia molto, diciamo, nella forchetta alta delle previsioni, con un utile netto che sfiora i quasi 700 milioni di euro e con un taglio dei costi molto forte, su cui anche il nuovo amministratore delegato sta agendo in maniera molto decisa. Ricordiamo che comunque questa società ottiene un utile così elevato nonostante accantonamenti di oltre quasi 80 milioni di euro per il collocamento di un altro di quei fondi immobiliari che furono collocati in maniera molto disinvolta fra gli anni 2002 e 2005 a moltissimi risparmiatori. Questo fondo immobiliare era Europa Immobiliare 1 a memoria, e che di fatto ha causato una perdita abbastanza significativa dei risparmiatori, nonostante questo prodotto fosse poi iniziato venduto allo sportello con attese di un rendimento del 7% all'anno. In realtà, come diceva Troisi, pensavo amore, invece era un Calesse, in realtà ha perso meno 3% all'anno, e è un titolo che di fatto è stato spesso anche totalmente illiquido. Comunque, diciamo, tornando a Poste Italiane, che è anche questo, i risultati sono molto buoni e soprattutto, diciamo, il mercato potrebbe valutare sia positivamente questi risultati dell'ultimo trimestre, sia il business plan, che comunque ha dei punti di forza in questo momento determinati dalla congiuntura, come l'andamento molto forte del settore delle spedizioni, dei pacchi, grazie alla forte dell'e-commerce, sempre più troviamo operatori delle poste che ci consegnano anche i pacchi di Amazon, e anche, diciamo, soprattutto in caso di aumento dei tassi di interesse per Poste Italiane, soprattutto per il ramo Poste Vita, questo è zucchero per i conti, e questo sicuramente in questo momento una società che, come ha ricordato, ha un dividendo che ormai supera il 4% degli attuali prezzi, è sicuramente qualcosa che può attirare un certo tipo di investitori. E ancora, abbiamo non molto tempo, però in un paio di minuti le chiedo, Gazziano, una valutazione su Tenaris. Perché Tenaris sta salendo tanto? Lo ricordo ai telespettatori, già ne avevamo parlato nelle settimane precedenti. Il Dipartimento del Commercio ha proposto di introdurre dazi e quote su importazioni di acciaio, alluminio e prodotti realizzati con questi metalli a discapito di rivali, specialmente sudcoreani, di Tenaris. Trump ha tempo fino all'11 aprile, ma quasi sicuramente dirà sì, bene, imponiamo i dazi. Quanto può avvantaggiarsi di questa situazione Tenaris? Sicuramente nel gioco del Monopoli questa carta imprevista e probabilità nel caso di Tenaris è una carta molto buona da giocare, perché di fatto il mercato americano rappresenta, nordamericano, rappresenta per Tenaris circa il 30% del fatturato, e i concorrenti coreani sono dei concorrenti molto temibili perché di fatto hanno il 50% del mercato nordamericano. E quindi di fatto sicuramente il mercato ieri, con il rialzo di circa il 3% tra i migliori blue chip della giornata, sta valutando in maniera sicuramente positiva gli effetti di un'applicazione di dazi che sicuramente Trump non perderà l'occasione di applicare dopo che ha avuto il disco verde dal Dipartimento del Commercio. Si parla di dazi molto pesanti che potrebbero partire dal 24% e addirittura arrivare anche al 64%, quindi per i concorrenti coreani o cinesi che sul mercato nordamericano vendono i tubi senza saldatura di cui Tenaris è specializzato soprattutto nel mercato dell'estrazione petrolifera, è sicuramente una buona notizia. Allora, io ringrazio molto Salvatore Gazziano di Soldi Expert, società di consulenza finanziaria, per questo ampio commento di preapertura. Grazie ancora, dottore, buona giornata, arrivederla. Grazie a voi, buongiorno.